Amici sportivi, tifosi dell'Umana Reyer, buonasera, bentrovati dal Palasport Taliercio, da Alberto Minazzi, Andrea Manzo. Per la decima giornata del campionato di Serie A Beco di basket c'è il big match, prima contro seconda. L'azione, poi spiegherai tu di cosa si tratta questa iniziativa sicuramente positiva a cui ha aderito l'Umana Reyer. Umana Reyer che adesso attacca con Ortre, bello il consegnato per Perisic sottomano, ed ecco il primo canestro con la pioggia di peluche all'interno del parquet e tutti in piedi ad applaudire. Si chiama Teddy Bear Toss, se vuoi sintetizzare di cosa si tratta, Andrea. È una bellissima iniziativa, anche se ora i ragazzi avranno loro per da fare per liberare il parquet. Al primo canestro della partita il pubblico era stato invitato a portare e a lanciare in campo i propri peluche, perché verranno raccolti. Capitano Phil Goss, marcato da Diner, accetta il cambio difensivo alla formazione reggiana, il blocco di Ortner, ma va dall'altra parte Goss, che scarica poi sul lato per Stone, ancora una riapertura per Perisic, in angolo c'è Goss, si prende il tiro da tre punti sulla sirena dei 24 ed è bomba per l'Umana Reyer ed è 5-0. Grande pazienza adesso per l'Umana Reyer, che perde sul perimetro proprio Diner, la riapertura per Polonara, Cinciarini, si è chiusa bene comunque la difesa oro granata con il sottomano, la stoppata da parte di Ortner sul tentativo di Cinciarini dall'altra parte. Imposta all'azione il playmaker ex Torondo, ridando al capitano, ancora Umana Reyer che cerca il passaggio sul ballato, poi Vigiano dietro la schiena per Ortner che fa tre finte e segna un gran canestro, anche questo grande tecnica di Ortner che ha tenuto a piede perno. Reggio Emilia con Stone che va vicino alla recuperata, poi Diner, no, arriva l'errore, rimbalzo da parte di Ortner, dall'altra parte Vigiano che serve per Perisic, ma è sottomano, noi è Perisic, 9-0 Umana Reyer in 3 minuti e 15, è ovvio time out. Adesso è marcato ancora da Ortner, sotto per Cervi che ovviamente sfrutta i centimetri, viene raddoppiato, forse in frazione i passi, ma due giocatori più piccoli sono riusciti a contenerlo. Dall'altra parte Perisic è sotto mano nel canestro del 11-3 per l'Umana Reyer. Ottimo Gemini. Non a caso sono suoi 6 punti segnati dalla formazione della Grissinbon, con l'Umana Reyer avanti ancora di 5 punti, ma attenzione adesso 5 secondi per concludere il tiro, bello gioco tra lungo e corto con Ortner che appoggia il tabellone sul bell'assist da parte di Stone, il fallo anche di Cervi e ancora difficoltà nell'attacco di Reggio, che è costretto a prendersi un altro tiro da tre punti con Diner che non va, il rimbalzo è di Perisic, corre ancora una volta in contropiede l'Umana Reyer con la palla per Vigiano che va a schiacciare, inchioda la schiacciata Jeff Vigiano che sembrava essere partito debole, invece è andato su di gran prepotenza. Adesso l'attacco degli Oro Granata con Goss che riesce a penetrare, poi scarica per Stone, la bomba che non va e lotta a rimbalzo Ortner con Polonara che recupera il pallone, poi l'ha recuperata e canestro di Goss, è stato costretto a liberarsi del pallone Polonara per non commettere il canestro del nuovo più 9 per l'Umana Reyer, ma non c'è soluzione di continuità, Labrinovic da 3 punti non va, Ortner sporca il rimbalzo e dà a Perisic per il contropiede ancora di Vigiano che schiaccia ancora ed è Umana Reyer a più 11. Umana Reyer davvero spettacolare ed esplosivo. Allentare la formazione Oro Granata 19-8, 8 minuti praticamente perfetti per l'Umana Reyer, lo scarico per Vigiano di prima per Ortner che si fa largo, appoggia il tabellone, altri 2 punti a referto per l'Umana Reyer. Ottima circolazione di palla qui Ortner con Cinciarini che prova a costruire, adesso sono accoppiati con Stone, lo scarico Perisic va a recuperare il pallone, perfezione recupero Benjamin Ortner e Julian Stone per Taylor, 10 secondi, ovviamente l'ultimo tiro del quarto sarà a favore di Reggio Emilia, se lo prenderà presumibilmente Taylor che attacca Vigiano, arriva al raddoppio da parte di Goss, la stoppata che poi va a colpire Taylor e qui è Vanoz il tagliere. Primo problema ma molto piccolo per Umana Reyer che adesso continua a difendere con intensità portando quasi allo scadere i 24 nuovamente Reggio Emilia e alla stoppata di Easton con l'infrazione di 24 secondi che nasce tutta dalla giocata difensiva di Easton. Sta funzionando, volendo guardare assieme alle palle perse per l'Umana Reyer, adesso è 1 su 3 dopo l'1 su 2. Recupera però rimbalzo dopo l'errore del lituano, suo fratello non è in campo, lo ricordiamo. Dall'altra parte Stone, ancora una rapida circolazione in palla, arriva la bomba da parte di Davida Stulkis, non ne sbaglia due di fila. Mattonella giusta per Dulkis di secondo quarto. Sì, e soprattutto sono solo 10 punti subiti e un'altra palla recuperata da Stone su Labrinovic, spinge dall'altra parte ancora Stone per Ress, sul perimetro ancora Dulkis, piede a terra ed altra bomba da parte di Davida Stulkis, 28-10. E il parziale di 7-0 che dice ottima gestione di questo avvio di secondo quarto e ora vediamo Dulkis ancora da 3, la
bomba di De Vita. Micidiale. Ne ha sbagliata una, ma Ruzier riesce a superare la metà campo il playmaker triestino, che tiene aperto il palleggio marcato da Cinciarini. Chiama lo schema corna, il blocco di Ress, lo scarico, no, Luca per Peric, un altro grande assist da parte di Ruzier. Ripetiamo, squadre lunghissime per quel che riguarda le rotazioni. Pronto a rientrare anche Ortner per l'Umana Reyer, che è in attacco. Bellissimo assist di Thomas Ress per Marco Ceron, e va a ringraziarlo il giovane dell'Umana Reyer, che trova. Sì, perché si è sempre più 15, mancano 2 minuti e 42 al termine del primo tempo. Pronto a rientrare Taylor da una parte, dall'altra Goss insieme a Ortner, mentre Peric prova ad attaccare da a Thomas Ress. Bella finta di partenza all'incrocio e il morbidissimo gancio da parte di Ress, che trova un canestro degno della sua classe. Arriva al bonus la formazione di Reggio Emilia, ancora sotto di 15 punti, con Goss che dà a Ruzier. Pronto ad entrare anche Julian Stone. Ruzier ancora per Ortner, poi per dei passaggi così veramente da parte dei lunghi li vediamo raramente. Sì. Reggio Emilia arrivata a meno 12 dopo essere stata sotto anche di 18, ma ci sono meriti da parte della seconda al termine del secondo quarto. Ha segnato il primo Ortner, ne ha un altro a disposizione, fa 2 su 2, e Taylor Diller dietro la schiena, il tiro da 3 punti arriva ma non arriva al canestro da parte di Polonara. Rimbalzo dell'Umana Reyer con Stone che costruisce l'azione offensiva, lo scarico proprio per Ress, poi arriva Peric, ancora un taglio sulla linea di fondo campo, ancora un assist da parte di Thomas Ress. Davvero. Per la formazione reggiana con Cinciarini, il pallone è ancora nelle mani di Diner, in punta Taylor, attenzione in angolo Cinciarini che batte ovviamente Ress, la stoppata da parte di Stone, il recupero per Goss, soprattutto porta Reggio Emilia sull'incredibile meno 2 con un parziale di 12-0. Ress per Goss, Umana Reyer che deve assolutamente ritrovare il canestro, si prende un tiro Goss e sembrava una preghiera, alla fine è stata esaudita. Ancora Cinciarini, Polonara, spalle a canestro con Peric, prende il tiro in ricaduta all'indietro, sbaglia, rimbalzo di Ortner, poi Stone inseguito da Della Valle, non c'è il fischio arbitrale ma arriva il tiro a 3 punti di Goss, arriva la bomba, alla fine c'è andata bene così. Sì, è andata bene così, Goss sta... In questo quarto l'Umana Reyer, e mancano meno di 3 minuti all'ultimo intervallo breve. Rallenta Goss perché la difesa di Reggio Emilia è già schierata con Stone che prova ad attaccare Polonara, riapre per Vigiano dopo non aver costruito nulla, invece Vigiano costruisce un grande assist per Peric. Umana Reyer si è ritrovata in un amen e nuovamente può rallentare. E vediamo se deciderà di arrivare alla conclusione lasciando meno di 24 secondi a Reggio Emilia, così non è rapida circolazione, ancora Peric dall'angolo, ancora un palo, ma ancora Ortner che prende il rimbalzo e trova 2 punti pesantissimi. Benjamin Ortner sale a doppia cifra anche lui. Momento davvero davvero delicato per l'Umana Venezia. Umana Reyer che ancora non ha segnato dal campo e riesce a sbloccarsi dalla lunetta con un po' di fortuna, rientra dai problemi fisici accusati nelle ultime settimane, fa 2 su 2 e avrà un altro tiro libero, ma intanto il 3 su 3 Jeff Vigiano dalla lunetta, fa 3 su 3 Vigiano ed è 50 alla formazione reggiana dopo che l'Umana Reyer era riuscita a rimettere il naso avanti con il tiro libero di Vigiano. Ress intanto segna il meno 5, Umana Reyer 56-61, 6-1, fa 2 su 2 Thomas Ress, fa 2 su 2, 5-7-6-3, bisogna arrivare a un tiro rapido, possibilmente pesante, Goss comunque vede l'area libera, va sotto e riesce a trovare il canestro rapido, è il primo canestro dal campo dell'Umana Reyer. Considerare il risultato finale a favore del Grissimon, 2 su 2 della Valle. Umana Reyer deve logicamente anche cercare di segnare pensando alla differenza canestri Goss, il tiro che non va, il rimbalzo di Della Valle, e Della Valle lo sa che c'è anche la differenza canestri, arriva dall'altra parte del campo, adesso accelera per l'ultimo tiro, arriva la sirena, finisce 59-68, prima sconfitta interna dell'Umana Reyer che butta alle ortiche ancora una volta un vantaggio di 18 punti questa volta, ma ci sono diciamo anche dei meriti da parte di Reggio Emilia, che ha giocato un secondo tempo intenso come aveva fatto l'Umana Reyer in difesa nel primo. Poi...